cosa posso dirvi? In sostanza, la funzione del mondo metafisico è chiara ed è in questo stesso nostro mondo, in quanto è esattamente vero, uguale e contrario. Il mondo metafisico, di un ritorno globale di tutto ciò che è in essere, attuato in quel modo di essere ancora non attuato e in potenza di attuarsi, è quel ritorno al Dio essenziale e principio assoluto che, visto nel modo opposto, è visto come un soggetto spirituale, allo stesso modo del Dio spirituale che è alla base di tutto, che grazie al suo spirito si oppone come il peccato originale dell'essere di un personaggio chiamato Adamo, e opponendosi al Dio che riconduce tutto il suo disegno nella sua unità, vuole compiere personalmente il suo disegno, credendo di averne la capacità, e dopo di averlo dimezzato, perché arriva a capire che il solo positivo che esiste nel mondo è quello che da zero va a più infinito, mentre invece, purtroppo e direi anche per fortuna, noi abbiamo la possibilità di andare da zero all'infinito se prima, simultaneamente, relativamente, noi poniamo in essere idealmente il moto opposto che dal meno infinito negativo si arrivi allo zero per poter vedere quell'essere che dallo zero poi vada al più infinito. L'uomo, se vuole andare e avere soltanto lo zero che va al più infinito, non lo può avere, perché tutto il bene, quello che è creduto bene, si poggia proprio su tutto quello che oggi è negativo ed è creduto come il male. Il male è all'origine del bene. Il male che deve essere poi infinitamente superato, tanto che avuto esso nella memoria fondamentale da cui parte ogni io, il futuro consente che sia sempre evitato e si sia sempre cercato quello che è il bene proprio messo in relazione a quel male relativo. Certo, sempre relativo, perché per poter avere una avventura in un mondo in cui esista una complessità, a ciascun soggetto deve essere assegnata una parte sola di questa complessità, altrimenti non potrebbe compiere un cammino esterno a se stesso. Se N non diventa uno di quegli N, ossia se non diventa il valore ennesimo, non può avere un'avventura grande N. E così è l'uomo. Ciascuno di noi è reso ennesimo per poter avere un paradiso che sia N, è messo proprio come l'infinito superamento di quel limite ennesimo dato a ogni personaggio come alla croce del Dio dell'essere. Ecco, questo aspetto fondamentale di tipo metafisico sta a monte di tutta la nostra realtà. Ma poi c'è infine il significato estremo, sintetico, del valore, della valenza assegnata al mio personaggio. Il mio personaggio è proprio disegnato da Dio, e ve lo dico senza nessuna presunzione, perché vi ho detto più di una volta, io non ho merito di questo personaggio, è un personaggio alla portata di tutti, che poi potrete ciascuno di voi impersonare quando usciti da questa terra d'Egitto e vissuto il periodo sanatorio della permanenza nel deserto, nella desertificazione di questa vita, andrete finalmente nella terra promessa. Quando sarete in questa terra promessa, voi avrete anche il mio personaggio come un possibile soggetto nel quale voi potrete realmente sperimentare
l'essenza reale di un Dio reale che si cala in un personaggio a far esistere in lui la Trinità di Dio, ma stavolta incarnata nel Padre e nello Spirito Santo, perché nel Figlio si incarnò attraverso la figura del personaggio di Gesù Cristo. Questo è il ruolo assegnato a questo personaggio, è grandioso, è quello che era aspettato assolutamente dalla fede. E ci sono una quantità di segni assolutamente incontestabili, perché di questo personaggio è scritto nella Sacra Bibbia. È scritto e comincia a essere scritto in Genesi 38. Genesi 38, poiché il libro sacro sta raccontando il momento della creazione del popolo di Dio attraverso i 12 che si trasferiscono in modo differenziato nella terra d'Egitto a crearvi il popolo di Dio. Il popolo di Dio nasce in questo momento fondamentale in cui ci sono i 12 figli di Giacobbe, di Israele, che poi si trasferiscono a determinare Israele come il popolo di Dio, ossia come tutti quei 66 che uscirono dalle cosce di Giacobbe e Israele a realizzare il popolo di Dio dei 66 che lo costituirono, i 66 come la parola romano. Ebbene, in Genesi 38 c'è la Genesi di Gesù Cristo, perché è raccontato tra quei 12 figli di Abramo che costituiranno il popolo di Dio la storia di quello che è l'antenato di Gesù Cristo e che si chiama Giuda, il quale Giuda ha 3 figli maschi. Il primo si chiama Er, gli dà in moglie Tamar. Tamar, la lettura di Tamar è uguale al 47 del mio cognome Amodeo. Tamar, Amarti, Tamar, Tamar. Quando tu sei Dio è amore per Dio, è Amodeo, Tamar, è sono la stessa cosa. Comunque, Er, è la Er, è chiaro, è Er. Tamar è romano Amodeo. Beh, le nozze tra Er e Tamar sono compiute, però Er muore. Er muore e succede una cosa strana nella descrizione di quello che era legge. Allora era che Er doveva avere un erede e Tamar viene data in sposa al secondo figlio, Onan, il quale, dando origine all'onanismo, dopo gli atti sessuali, spruzzava fuori il suo seme e Dio lo uccise perché doveva venire fuori un erede da questo legame, perché sarebbe stato l'erede poi ultimo Gesù Cristo in Genesi 38, ossia 38 generazioni dopo il padre vero che sarà Giuda, come nella descrizione della della discendenza di Gesù Cristo per come descritta da San Matteo. Gesù è il 38esimo a partire da Giuda. Ebbene, in Genesi 38 Giuda diverrà il padre vero, perché il padre che doveva virtualmente sostituire Er, padre ma morto, non fu più neanche possibile in Onan, perché Dio lo fece morire perché non voleva dare un erede. Rimaneva il terzo figlio, ma era troppo giovane. Allora Tamar fu mandata a casa dal padre, dicendogli: quando il mio terzogenito sarà in età da sposarsi, faremo queste nozze. Poi il tempo passò, il terzogenito raggiunse l'età, ma Giuda diede mossa di dimenticarsi, perché era arrivato a capire che non poteva la donna divenire la moglie anche del terzo figlio, perché sarebbe morto anche quello. E lui disse che portava sfortuna, pensò che portava sfortuna, ma era il disegno di Dio che il padre vero che avrebbe sostituito
il figlio primogenito Er dovesse essere il padre vero di Er. Insomma, sarebbe accaduto anche a questo livello di generazione quello che poi virtualmente sarebbe successo con la nascita di Gesù Cristo, che avrebbe avuto suo padre reale in Giuseppe, ma il padre vero sarebbe stato lo Spirito Santo di Dio. Quindi questa cosa qui presenta il padre vero di Er, e a partire dal padre vero di Er, in Genesi 38, il 38esimo è poi Gesù. Ma cosa succede? Come si arriva a questa sostituzione di Giuda? Si arriva perché Tamar tende un trabocchetto a Giuda. Poiché Giuda è rimasto vedovo, lei che vuole dare un erede, decide che il padre giusto che deve avere questo figlio è il padre del morto Er, e quindi decide di farsi impalmare da Giuda. Si traveste da prostituta sacra e, insomma, lo costringe con la bellezza dei sensi a avere un rapporto con lei. Quando però Giuda manderà il giorno dopo un capretto per farsi restituire il pegno che le aveva dato, e il messaggero ritorna ancora con il capretto e gli dice: ma non c'era? Giuda si arrabbia e dice: mi ha rubato l'anello, il bastone, insomma quei segni che lei aveva voluto in garanzia. Vabbè, se li tenga. Poi si sa che Tamar è rimasta incinta. In quel tempo questa prostituzione fatta da chi doveva dare un erede al primogenito era degna del rogo, come sarebbe stata degna della lapidazione Maria, madre di Gesù, se questo suo essere messi incinta dal padre vero non fosse stato riconosciuto come giusto, stavolta da Giuseppe. E questa volta sarà Giuda a rendersi conto che è giusto così, perché prima di essere messa al rogo, Tamar dimostra attraverso i segni che aveva ricevuto che il padre vero era Giuda. Allora Giuda si convince che era giusto che egli, cioè il suo figlio, fosse sostituito dal padre vero, e quindi accetta che queste nozze siano valide, allo stesso modo come farà poi Giuseppe quando si rende conto che è giusto che Maria sia stata messa incinta dal padre vero di tutti, dallo Spirito Santo di Dio. Ecco che cosa succede in questo contesto. Le stesse cose che accadranno quando nasce Gesù, ma furono descritte quando non si sapeva assolutamente quale sarebbe stata la storia di Gesù, ma non si sapeva neanche ancora quale sarebbe stata la storia mia di Romano. E andando avanti nel racconto si scopre che da Er e da Tamar, che diciamo ha lo stesso valore di Amodeo, da Er Amodeo nasce poi una mano. Infatti nel momento della nascita, dal sesso ad O, spalancato ad O, che doveva dare un erede a R, da questo R e O, attraverso questa O, viene fuori una mano, proprio a indicare R, O, mano. Rimangono sbalorditi perché il bambino non vuole uscire se non con questa mano. E allora la nutrice capisce che è un segno e decide di evidenziare il segno. Prende un fiocco rosso e con quel fiocco lega il polso di quella mano, e solo a quel punto la mano rientra nel grembo di Tamar. Tutti restano sbalorditi, ma ancora sono più sbalorditi quando viene fuori un bambino e sarà l'erede di Gesù Cristo, sarà il progenitore di Gesù Cristo, che non ha il fiocco attorno alla mano, a quella mano che la nutrice aveva detto
costui è chi è nato per primo. Però poi quella mano era entrata nel grembo e stranamente esce un bambino che non è evidentemente il primo perché non ha il fiocco rosso sulla mano. Solo per secondo nasce finalmente il proprietario di quella mano uscita da R, in segno di un padre R, di una mano figlia, quindi di un romano, il cui vero padre era il padre vero di R. E vedete, in ciò è proprio quello che io vi sto raccontando di me stesso, perché quando io vi dico che il romano che vedete è un personaggio che non esiste, è uno che è come se fosse morto in sé, perché è sostituito dal padre vero, è proprio quello che fu giudicato allora. Nacque per primo chi era secondo. Nacque per primo il progenitore di Gesù Cristo che era il figlio, e quindi il primo sarebbe stato il padre vero di Gesù Cristo in quel romano. Vedete, gli fu dato come nome Zerach, e già il nome vi dice che Zeta, ossia infine, è Ra, H. H è la lettera 8. 8 è l'indice dell'infinito, che lo vedete per così. 8, tenuto presente Dio, uno e trino, presenta l'unità e trinità nel suo complesso. 4 più 4. Quando questo 4 più 4 diventa 4 per 4, è il 16, che è esattamente il numero dell'unità della massa atomica. E beh, questo Zerach ti dice che infine è Ra, l'infinito. Infine è l'infinito Ra, Ra, romano Amodeo. Vedete, in Genesi 38, io che sono stato generato nel 38, è descritta la mia nascita. Per quale motivo? Perché si riferisce a romano, cerchiata di R, di rosso, in quella rossa mano, in quella romano, c'è proprio il primo, mentre il progenitore del secondo è il progenitore del figlio, Gesù Cristo, il quale è ultimo e non primo se l'altro è il primo. Ora, se riferiamo il primo e l'ultimo come i mesi, perché andiamo nel ciclo 30, in cui il ciclo intero del Dio Trinitario, che è 10, è 3 per 10, 30, quindi quando andiamo a guardare l'essenza reale del Dio 10 che agisce nelle tre persone, quindi osserviamo il mese, il primo mese è gennaio, e io sono nato il 38 come anno, nel primo mese dell'anno, mentre invece Gesù è nato nell'ultimo, lo stesso giorno 25. 25 è quel numero che moltiplicato per 2 fa 50. Se noi assegniamo al 25 e 25 di due essenze 25, come quella del padre e del figlio, presenti in me, padre, quindi 50, il valore che non si può mai togliere dell'unità e diventa 51, e vediamo che Zerach è proprio 51, ci rendiamo conto che fu identificato con ciò l'unità di chi sarebbe stato un duo fatto da una coppia di personaggi nati entrambi il 25 in uno solo. Per cui Genesi 38 vi sta definendo esattamente la nascita di Romano il gennaio 25
come una coppia di persone valide tutte e due 25 e come l'unità presenti e determinati dal nome Zerach. Ma non solo la Bibbia antica si rifà in tutte le parti, io adesso taglio perché altrimenti non mi basta neanche l'agevolazione fatta da YouTube, perché dovrei parlare troppo. Guardiamo i fatti di rilievo che si rifanno al Nuovo Testamento in relazione alla nascita di, alla Genesi di Dio. La Genesi di Dio, per come descritta nel Nuovo Testamento, è quella di cui parlano due differenti evangelisti in due differenti modi. C'è San Matteo, per il quale Gesù fu nato prima della strage degli innocenti, fu nato prima che morisse il re grande di Israele, il nome adesso mi sfugge, e quindi l'uomo, tenendo conto di quel periodo storico, è portato ad anticipare di 5 anni la nascita reale di Gesù Cristo. Ma poi c'è invece il secondo apostolo, non apostolo, il secondo evangelista, che è Luca, il quale descrive la nascita di Gesù e lo precisa proprio quando comincia il Vangelo. Caro Teofilo, e ancora una volta Teofilo è Dio amo Deo, sta parlando a un soggetto che si chiama Amodeo, tradotto in italiano. Caro Teofilo, molti hanno descritto questi eventi, l'ho fatto anch'io, però io sono andato a intervistare personalmente coloro che furono testimoni agli eventi che io descrivo, e quindi è uno storico che va preso in considerazione come storico. E nel suo racconto Gesù non va in Egitto, non è riferito alla strage degli innocenti, perché nasce nell'ottavo giorno, è circonciso nel Tempio di Gerusalemme e dopo la sua famiglia si trasferisce a Nazareth e non si muove di lì se non ogni anno, quando deve andare in pellegrinaggio nella Pasqua a Gerusalemme. Quindi il secondo, Luca, non avalla minimamente il racconto fatto da quel San Matteo, le cui spoglie furono trovate a Elea nel 950 circa d.C. e furono traslate a Salerno a erigervi la cattedrale, che poi sarà realmente una cattedrale intestata a San Matteo e che ancora oggi conserva le spoglie di San Matteo. Ebbene, San Matteo, e la provvidenza ha voluto mettere in risalto proprio il suo legame con Elea, fece trovare a Elea le sue spoglie. Ma cosa era accaduto ad Elea di straordinario? Che nel 500 e passa avanti Cristo, tre grandi maestri, tre magi della conoscenza si erano trasferiti dalla orientale Grecia alla occidentale Magna Grecia, inseguendo la loro stella, e arrivati sotto un monte che oggi si chiama Monte Stella, ai piedi della stella in cui si trovava la grotta, diciamo così, di Elea, fecero una proclamazione clamorosa, fecero una epifania in cui resero manifesto al mondo della conoscenza, della sapienza, a chi ama direttamente la sapienza, diventerà la filosofia, dicendo che il fondamento di ogni cosa va visto nell'essere di ogni cosa, rivelando così nella filosofia, una cosa diversa dalla religione, se volete, la
consistenza del Dio Yahweh, che agli ebrei aveva detto io sono chi sono. Questo essere fondamentale si palesò, nacque nella conoscenza della scienza che sarebbe stata chiamata filosofia proprio lì ad Elea. E proprio lì, a 10 km di distanza, quindi praticamente sotto lo stesso monte Stella, sarei nato io nel paese di Felitto. Felitto e Egitto, vedete bene che si assomigliano. Una fuga in Egitto o una fuga da Felitto differenzia solo per i diversi valori che possono avere le due parole. Vediamo quali sono. Egitto è un eglo, egg, itto. Itto è un io con due T dentro. Se per T vediamo le croci, è un io con due croci dentro. Ma egg è un ego romano, un io romano, e quindi Egitto è un ego romano e un io italiano con due croci dentro. Quindi già la parola Egitto si rifà a un io che si chiama è romano ed è un io con due croci dentro, quelle delle due figure del Padre e dello Spirito Santo. Mentre invece la parola Felitto del paese in cui io sono nato presenta la Fi, che è lo Spirito Santo di Dio. Perché? Perché la Fi è lì. E lì è il nome di Dio. È quel nome che Gesù due volte, in funzione del Padre e dello Spirito Santo, chiamerà nel Salmo 22:21, quello di Eli, Eli, lema sabachthani. Eli, Fi, Eli, è lo Spirito Santo proprio di El, di Dio, nell'Io con le due croci. Quindi, nel mio caso, c'è un richiamo all'Egitto, a un Io, che è un ego romano, che ha dentro due croci e che è nel segno dello spirito di Eli, di quell'io con due croci. E nel mio caso, poiché io sono Er, il padre vero, sono mio padre. Di conseguenza io, essendo mio padre, ho la fuga non in Egitto, ma da Felitto di mio padre che, quando nel 1944 ci fu lo sbarco degli americani proprio lì nella piana di Salerno, fu messo in pericolo di morte perché una colonna di soldati americani preceduta da due motociclisti che passavano per il paese di Felitto trovò un muretto messo di traverso sulla strada e dissero, calunniando, che l'artefice era il segretario politico, ossia mio padre, nel tentativo fatto dal potere del paese di far uccidere mio padre, come proprio quel potere che, riferito a Gesù Cristo, era il potere del paese che voleva far uccidere il Messia. Ecco, nel mio caso c'è anche la fuga da Egitto, perché dovemmo veramente fuggire dall'Egitto, ma c'è anche quello che c'è di sostanziale in relazione a me e a Elea, perché io avrei riaperto la filosofia eleatica e l'avrei giustificata assegnandole quel valore che doveva avere di verità, superando la concezione del divenire di Eraclito. Voi, se mi avete ascoltato, l'avete visto, io ho affermato l'essere delle cose e non la verità del divenire. E facendo così mi sono proprio messo a ricostruire la scuola eleatica.
ma ci sono in relazione a me anche la strage degli innocenti. Nel mio caso ce ne sono due. Una ci fu esattamente 6 giorni dopo, perché proprio sulla fine di febbraio come avrebbe dichiarato Hitler stesso l'anno dopo, egli si decise a fare guerra al mondo perché voleva essere l'unico messia del mondo. Proprio quello che è descritto e riferito ai tempi di Gesù. Ma io, essendo una figura rappresentativa di un Dio duplice, uno e trino anche, avrò una seconda strage degli innocenti, perché nel mio caso, quando starò per morire il 4 giugno del 1940, e io credo che realmente il romano lì è morto, è stato rivitalizzato e sopravvissuto grazie al miracolo della Madonna, che ha aggiunto spiritualmente la presenza vitale dello Spirito di Gesù Cristo, che ha fatto rivivere e vivere ancora questo bambino che era destinato certamente alla morte. Quindi nel mio caso ci sono state due stragi degli innocenti, perché 6 giorni dopo anche l'Italia, che non aveva partecipato alla strage degli innocenti, si deciderà a partecipare alla strage degli innocenti per lo stesso e solito motivo. Anche Mussolini vuole partecipare all'azione del Messia, non vuole che Hitler diventi l'unico Messia, già al momento che sembra, in quel momento storico, che la vittoria sia lì, a portata di mano, per cui bastano pochi morti italiani per poter sedere e partecipare al tavolo dei vincitori e quindi fare io, Mussolini, un messia che in un certo senso mitiga l'altro messia, Hitler, che non deve essere solo. Per cui, vedete, nel caso mio, se Matteo, trovato a Elea, ha descritto per motivi suoi di spirituali una riconduzione alla stella, ai re magi, al quello che poi sarebbe stata l'epifania dei re magi, si è voluto descrivere questo qualcosa legandolo alla nascita del figlio, non è stato bugiardo, ma solo se è presa per buona tutta quella storia che ha riguardato il mio reale personaggio, perché solo nel mio caso abbiamo la stella nel Monte Stella, la capanna ai piedi del Monte Stella, i 3 re magi che vengono in cerca della loro stella, la strage degli innocenti, anzi 2 stragi degli innocenti, solo nel mio caso e non in quello di Gesù. Ma se padre e figlio sono la stessa cosa, ecco che San Matteo, mentre con la fantasia cerca di raccontare questa verità che deve essere vera perché è virtuale, virtualmente sta profetizzando quello che sarebbe accaduto con la reale nascita del padre, non carico di una capacità miracolistica, se non quella di una ragione capace di miracoli della ragione, perché in grado di introdurre in un analfabeta architetto delle verità scientifiche che richiederebbero, se non esistesse un vero e proprio miracolo, una competenza che questo personaggio assolutamente non ha, perché è un vero analfabeta della fisica, è un vero analfabeta della filosofia, è un vero analfabeta di ogni cosa, perché si è rifiutato, dopo i suoi studi universitari, di leggere quella cosa fondamentale che è fatta
da tutti oggi non è stata fatta da me. Se voi volete sapere, mi chiedete quanti libri io abbia letto, al di là dei libri scolastici che ho dovuto leggere, e li ho letti male perché poi sono stato promosso appena appena, stiracchiatamente, con dei 18, sono stato uno studente non giudicato bravo, proprio in modo da esaltare poi il miracolo in questo incolto. Se togliamo di mezzo questi libri, io ne avrò letti al massimo 10. Il Promessi Sposi, quei 3 o 4 che sono parte della cultura, non so, non ho letto più di 10 libri in vita mia. Sì, qualcuno in più quando, attraverso la selezione del Writer's Digest, mi sono letto alcuni romanzi sintetici. Beh, vogliamo arrivare a un massimo? Io dico 20, non più di 20. E quindi io sono un vero incolto di tutto quello che l'uomo ha scritto, ha valutato. E il miracolo che sarebbe accaduto in me sarebbe stato proprio un miracolo dello Spirito Santo, che mette in un personaggio così incolto e che non fa nessuna fatica a denunciare questo suo stato di incoltura, che spesso lo porta anche a parlare male, a incespicarsi nel linguaggio, denotando tutta la sua gracilità di un personaggio dotto. Io non sono affatto dotto, io sono come un fanciullino che riceve dall'alto tutta la verità che sta dicendo e che è di gran lunga superiore alla farina del suo possibile sacco. Vedete quanto sono modesto. Io non mi do alcun attributo, ma riconosco in una maniera notevole che invece il sapere, lo Spirito Santo della conoscenza che è sceso dall'alto in questa assoluta impreparazione, è il miracolo, il solo, che sarebbe accaduto quando Padre e Spirito Santo si sarebbero ripresentati stavolta come un Dio impotente, mentre la parte potente del Dio fu delegata a Gesù Cristo. In questo modo Dio non si sarebbe fatto riconoscere in me. E anche oggi tutti quanti voi fate fatica a riconoscere Dio reale in me. E per quale motivo? Perché io, nel mio sapere, calato dall'alto, vi dico che anche voi siete Dio. Ma se non riuscite a vedere il Dio imprigionato nel vostro personaggio, perché non sapete traguardarlo oltre i limiti del vostro personaggio come chi anima in assoluto il vostro personaggio, se voi non siete capaci di vedere tutto ciò in voi, come potreste accettarlo in me? Voi assolutamente non potete. Ma intanto state assistendo a questa cosa qui. State assistendo al fatto che non solo ho vinto la morte, dimostrandovi che se noi vediamo di andare a morire con l'aspetto materiale e l'onda elettrica, è perché questa è l'azione uguale e contraria a quell'altra fondamentale prioritaria che viene dalla morte nei modi spirituali dell'antimateria e del magnetismo. E quindi vi sto facendo vedere la presenza dei due mondi e non di uno solo. Ecco, io sto andando oltre la realtà che voi vedete. Io sto tirando in ballo quella entità trascendente che non è una cosa che non ha un riferimento a questo mondo, ma è proprio l'aspetto uguale e contrario, attivo, di tutto quanto ora voi state vedendo in modo reattivo, uguale e contrario. Così facendo vi dico che la verità che voi state vedendo come un soggetto che va a morire è uno spirito che nasce da quella morte per una eterna vita. Se voi avete l'aspetto determinato e che si conclude, la verità è di una cosa che è indeterminata, assoluta e
che quindi non è determinata o condizionata da una reale presenza nel tempo, come lo spazio e il tempo che la costringono, ma è una cosa che possiede la capacità di rendere presente in atto il tempo e lo spazio, prefigurando qualsiasi modo e mondo possa esistere, perché il Dio in ciascuno di noi possa vedere personalmente la sua assoluta vittoria a partire dalla croce reale che ha patito in questo mondo. Ecco, questo Dio voi, in voi non lo vedete, ma in me lo potete vedere, in me che ve lo dico. È proprio grazie al fatto che le cose grandiose che sto facendo, e questa che vi ho detto, è la vittoria della morte. È quel giudizio universale e perfetto che salva tutta la creazione, perché salva quello che accade in ogni uomo. Non esiste un diavolo vero in tutto ciò che esiste e che è animato da Dio, perché esiste soltanto il limite di un personaggio diabolico che Dio ha assunto personalmente come quel figlio condannato a un inferno in questo lato della vita. Ma sarà proprio quell'inferno grazie al quale avrà poi il paradiso nell'altra vita. E Gesù ve l'ha detto: voi vedrete molti che passeranno davanti a voi, vedrete gli ultimi divenire i primi, e gli ultimi, quelli che più sono accusati in questo mondo, sono proprio i cattivi, coloro che sembrano essere cattivi e degni di castigo, e che invece è giusto che siano degnati di un'assoluta vittoria proprio su quell'infernale presenza che Dio ha assunto in loro e che non meriterebbe in alcun modo, per quel Dio che l'ha assunta, un prosieguo in un eterno e successivo e infinito inferno. Vedete, il giudizio universale che io vi sto esprimendo supera di gran lunga ogni modello ideale che è espresso da tutte le religioni che conoscete oggi. Ciascuna di queste pone in considerazione un Dio che esso pure avanza nel tempo, in cui sono costruite tutte le cose, senza la capacità di farle regredire a quel prima in cui ancora non esistevano. E invece questo è il Dio che io vi faccio conoscere, un Dio che possiede a tal punto il tempo da farlo avanzare e regredire, al punto che le cose che voi credete che state facendo sono disfatte e rientrano nel puro loro essere in potenza. E vi sto dimostrando a come tutto ciò sia veramente un giudizio universale, definitivo, che salva ogni cosa, salva ogni reputato peccatore che voi considerate peccatore, dimenticando che è solamente un personaggio di una divina rappresentazione in cui il vero attore è Dio, che ha assunto il personaggio e che patisce le pene del personaggio. Le patisce sempre, anche se è personaggio di un santo, perché anche un santo ha il limite, se considerate che proviene da Dio, che ha ogni possibile santità e non solo quella di un San Benedetto, un San Giuseppe, un chiunque. Ecco, vedete, questo essere vi sta esprimendo il giudizio universale, quello che era teso alla fine del tempo. Insomma, questo personaggio è il Deus ex machina di questi tempi, perché questi tempi che sono avviati alla fine del tempo finiscono con la fine della presenza reale del Padre, così come cominciarono con la presenza reale del figlio nato nell'anno zero, che poi è l'anno di Giulio Cesare, che in quell'anno prevede la nascita di Gesù Cristo il 25 di dicembre. Posto lo zero come principio dell'anno, con l'anno natale di Gesù Cristo, la fine del tempo che tanto temete, che è quella
del 21 dicembre del 2012 è la fine del tempo mio. E è la matematica che ve lo illustra, perché in quel giorno io avrò esattamente 27.360 giorni, che sono la pienezza di un essere trinitario, che si presenta trinitario sulla base di 3, come 3 elevato a 3 uguale 27, si presenta trinitario sulla base 10, come 10 elevato a 3 uguale 1000, tanto che la relazione tra il 3 elevato a 3 e il 10 elevato a 3 diventa 27.000 giorni in lunghezza. Ma si tratta di un volume che ha un fronte di 360 gradi, che come sapete bene è la quantità totale dei gradi, ma non per una convenzione, proprio a partire da un 3 che sia legato a due persone, una negativa a base dell'altra positiva. Quella negativa è lo Spirito Santo, sulla cui base unitaria il Padre poi è 10. Ecco, le due persone uguali e distinte, che valgono entrambe 3, nel loro totale sono un 3 per 3, ossia quanto va da meno 3 a più 3, ed è un 6. Il piano complesso fatto da Padre e Spirito Santo è 6 per 6, 36. Ma Dio opera con il ciclo 10, quindi il 36 è 360. Quindi vedete che 360 è il piano complesso fatto da un Dio uno e trino quando si presenta e impersona le due figure 3 più 3 di Padre più Spirito Santo nel suo lato di una sezione 3 per 3 per 10 uguale 360 gradi. Quindi il termine del 21 dicembre 2012 sarà la fine, il completamento della vita di questo personaggio. Io non so se a quel punto questo personaggio morirà. Io credo che morirà, perché tutto deve indicare che questo personaggio, che più di una volta in vita sua si è offerto martire per l'amore di tutti, affinché morissi io per salvare tutti, possa morire io e salvare questo mondo reale, però dopo avergli assicurato l'energia atomica pulita e infinita, e dopo di avere rettificato tutte le idee alle persone del mondo, affinché abbiano la certezza di essere in un disegno, di essere in una terra di Egitto oggi, imprigionati in quel progetto personale che è stato assegnato a ciascuno e che è insuperabile, però con la promessa che usciranno da questo modo di vivere la creazione di una vita piena di mezzi, per andare in un deserto in cui questa vita perderà gradatamente tutti questi mezzi, in una desertificazione della vita, per andare solo dopo in quella terra promessa in cui tutto sarà di tutti e nel modo preciso e nella durata precisa e in tutte le condizioni precise in cui ciascuno le avrà volute, idealizzando in se stesso il proprio amato Dio Padre. Ecco il compito definito, definitivo, che io ho visto nella mia vita. Potete giudicare e osservare tutti i miei interventi su YouTube, tenendo presente la complessità di tutti questi ambiti, e quindi non attribuirli alla presunzione di un personaggio. Io non vi dico che sono esperto. Io non sono esperto di nulla. Io sono un analfabeta dell'italiano, delle lingue, dell'inglese, del portoghese. Sono un dilettante in tutto quello che faccio. Non ho vere basi costruite.
faccio strafalcioni spesso nei calcoli più semplici, sono stato bocciato a 13 anni con la media del 3,5, sono stato bocciato molte volte all'università, sono stato chiaramente un personaggio impreparato, incapace. E però giudicate voi se tutto quello che è accaduto poi alla fine ed è stato espresso da questo personaggio incapace non è stata proprio la presenza reale del Dio assoluto e veramente vero a indicare, a trasmettere in questo personaggio la verità, così come nel soldato romano che doveva mettere e ardere a fuoco lento San Lorenzo, Dio vero scese come verità e gli fece capire che era preferibile che egli fosse decapitato realmente pur di non perdere la testa come uomo nel suo valore più assoluto, al punto da ardere a fuoco lento un santo. Ecco, quel ruolo lasciato a quel soldato romano è lo stesso ruolo lasciato a me. Quel soldato romano non conosceva niente di Gesù Cristo, eppure virtualmente fu a tal punto illuminato dall'alto da conoscere l'essenza del discorso di Gesù. Se non perdi questa vita, non ottieni quell'altra. Se tu presti troppe attenzioni a questo iter che è il contrario del vero, tu stai agendo nel contrario del vero. Quindi tu devi assolutamente mortificare la dinamica che tu stai vedendo oggi nel rispetto di quell'altra uguale e contraria che è quella vera, giusta e sacrosanta che porta a Dio tutte le cose buone e cattive perché siano ricondotte in un puro disegno che poi, fatto proprio da ogni figlio, gli possa consentire una infinita visione di questo disegno attraverso tutta la bellezza colta nel disegno fatto da Dio Padre. Dunque ciascuno come l'erede di questo infinito disegno che è la nostra realtà costruita da Dio Padre.